benvenuti in un nuovo video e soprattutto iscrivetevi al canale perché io credo che questi video non li trovate da nessun'altra parte. Mi piacciono talmente tanto le mystery box che quando oggi sono andata al Lidl e in cassa stavo pagando e in cassa c'era il carrello delle buste antispreco, quelle che non so se lo sapete in penso a tutti Lidl, è che è difficile trovarle perché ogni volta che le fanno finiscono subito. Vabbè, insomma, sono arrivata a cassa, c'è stava sto carrello con le buste antispreco e ce n'erano tre. Allora io ho detto, vabbè, ne prendo una e ho fatto lo svuota la spesa, non so se l'avete visto, dei prodotti americani. Ho detto, prendo una busta antispreco e la unboxo nel video della spesa. Poi però ero lì e ce n'erano tre. E allora ho detto, vabbè, ma io le compro tutte e tre, fa un video a parte dei mystery box del Lidl. È un po' un incrocio tra un too good to go, perché comunque è un recupero, loro invece te fa tramite too good to go, come fanno tanti supermercati, se le fanno da soli sostanzialmente. Nel mio supermercato ci ho sempre trovato solo frutta e verdura. Non so se in altri supermercati ci mettono anche altro, però sinceramente in giro ho visto sempre solo frutta e verdura. Il problema è che appena le fanno, visto che sono molto convenienti, perché un sacchetto di questi costa 3 euro, e per farvi capire, i sacchetti sono molto pesanti, ok? E anzi, quasi quasi dovremmo prendere la bilancia per pesare le cose. Vabbè, mo ci penso. Comunque, intanto vi racconto. Non le trovo quasi mai perché appena le fanno finiscono, quindi quando sono arrivata lì ne ho vista una, ho detto vabbè ne prendo una, poi ho pensato vabbè dai ne prendo due, poi ho detto vabbè dai ne prendo tre e faccio un video a parte e famo una bella mystery box incrociata con Too Good To Go, incrociata con lo svuota la spesa del Lidl, incrociato con tutti i video che facciamo su questo canale praticamente, perché su questo canale potete trovare Too Good To Go sempre, quasi una volta a settimana se riusciamo. Potete trovare tutti i video delle mystery box, potete trovare gli svuota la spesa e questo è un video che racchiude tutti i video che facciamo su questo canale in pratica. Comunque la signorina mi ha anche guardato male quando io ho detto che le prendevo tutte e tre, però allora non è che mo io le ho prese tutte e tre e dici poi la roba la butti tu e va sprecata. Come sapete di base già sto mangiando molta, ma molta più frutta e verdura in questi ultimi tempi perché sto un po' a dieta, cioè sto mangiando meglio in vista della vacanza che faremo tra pochi giorni, ormai posso dire proprio pochi giorni, e meno di un mese, quindi pochi giorni, no? Comunque andando in vacanza mi vorrei mettere dei vestiti belli, vorrei stare un po' bene con me stessa e soprattutto me voglio mangiare tutto quello che c'è sulla nave da crociera e quindi sono un po' a dieta pre-crociera. Quindi sto mangiando tanta frutta e verdura. In più, stasera viene la mia amica Francesca e ho pensato che adesso divido un po', vediamo che cosa troviamo in queste box e poi divido le cose tra me e lei e ci mangiamo tutti quanti per una settimana con tutta sta roba, credo. Spero di non trovare cose troppo troppo avanti, però di solito mi sono sempre capitate belle box. Di solito ci sono le banane. Cioè, di solito sono piene di banane. Ora, dall'odore sicuramente ce ne sono le cipolle, perché a parte che si vedono i ciuffetti, ma si sente proprio il classico odore di cipolla, soprattutto in macchina si sentiva il classico odore di cipolla. Però non lo so, perché si vedono solo le cose in superficie, ma le buste sono belle grandi e molto profonde. Quindi ora direi che vado a prendere una bilancia, così capiamo quante cose ci sono dentro e quanto più o meno, poi lo capite meglio voi che io, perché io con i prezzi di frutta e verdura non vado fortissimo, però per darci un'idea di quanto si risparmia con queste box. E secondo me veramente tanto, perché una busta così 3 euro è comunque poco. Ah, dimenticavo, ho recuperato la bilancia, passatemi sto felpone mega caldo, quelli che si mettono in casa preso da Primark, di Barbie, perché raga, io stamattina per fa arieggio a casa ho tenuto tutto aperto, adesso ho acceso la stufa ma fa un freddo dentro casa che voi non ve lo immaginate, quindi non ho intenzione di toglierlo. Allora, recuperata la bilancia, una ciotola per mettere frutta e verdura per pesarle e adesso iniziamo. Allora, iniziamo da questa che è quella più pesante anche. 3 euro e praticamente c'è scritto proprio fa bene a te e fa bene al pianeta. Sacchetto antispreco insieme contro lo spreco alimentare. Sulla via del domani. Vabbè. Tra l'altro c'è anche il sacchetto di carta che poi userò per buttare la carta. Allora, iniziamo.
c'è un ciuffo di cipollotti, 250 grammi, vabbè qui c'è scritto, cipolla rossa di Tropea Calabria, questo super ottimo, sapete con questo che ci si fa tanto buono? Le ricette asiatiche, in teoria se usa il cipollotto quello bianco fine fine, però secondo me con questo viene bene lo stesso, visto che era già un po' di giorni che volevo mangiare dei noodles, quasi quasi approfitto. Fatti in casa, così almeno ci metto poco olio e viene un po' più sano invece di andarmeli a prendere al ristorante. Però insomma questi comunque buono, cipollotto buono, poi questi dura tanto, cioè non è è assolutamente non molle, non marcio, quindi questi cioè hanno anche una bella durata. So le foglie sopra che si sono un po' ammosciate, ma questo comunque è una parte che scarti, te mangi questo, cioè bene uguale. Bene, quindi qui c'è un cipollotto. Finocchio! Piccolo, però sapete io amo i finocchi. Questo è un po' moscetto, ma fuori, tanto le foglie fuori le levi. Quindi questo è assolutamente un finocchio che può essere consumato anche tra qualche giorno. Quindi bene per il finocchio. O al massimo, se poi va troppo avanti, ci si può fare una bella vellutata, tipo quella che mi ha fatto Francesca l'altro giorno. Non amo i finocchi cotti, né gratinati, né al forno, manca la vellutata, però devo dire che quella che ha fatto Francesca l'altro giorno era veramente buona, quindi boh, vabbè, si potrebbe fare, l'ha mangiata anche Luca addirittura, quindi, però ce n'è uno solo, mi sa, quindi si può mangiare anche così. Oh, melanzana, un po' maccatella, però manco troppo, vi dirò, cioè, si può mangiare assolutamente. Magari non grigliata, ma levandogli le parti a maccatelle la faccio in padella con un po' di pomodoro e con altre verdure che spero di trovare qua dentro. Perfetto. Quindi una melanzana. Poi! Questo è un pompelmo, non è un arancio. Troppo grosso, buccia troppo liscia per essere un arancio. Non lo so. Secondo me è un pompelmo. Comunque è sì, secondo me è un pompelmo assolutamente buono, cioè non so perché questo è nella box, forse gli era rimasto l'ultimo, no ce n'è un altro. Ah, questo è già un pelino più avanti e sopra ci sono dei semi di peperone, vabbè, questo è già un pelino più avanti ma poco, questo è duro, è due pompelmo aranci, non lo so cosa sono. Questo è un mango. Questo è un mango pure buono, credo. Allora, sinceramente non so molto ferrata su come deve essere un mango per essere consumato. Magari cerco su Google per capire se devo aspettare un po', perché lo vedo bello verde. Se devo aspettare un po' oppure è buono. Ma è molto duro. Tra l'altro, cioè, i manghi costano un'eresia, costano proprio tanto, cioè, tipo più dell'avocado. Perché c'è un mango qua dentro? Vabbè, non stiamo qua a sindacare, becchiamoci il mango, che comunque non mi pare poco. Poi abbiamo un pomodoro di questi a grappolo, ma senza grappolo, un altro pomodoro di questi a grappolo senza grappolo, che però mi pare bello sodo. Poi, attention, un'altra melanzana, quindi due melanzane, questa è messa meglio di questa, però due melanzane, bene. Ragazzi, posso dire, cioè 3 euro ci costano i cipollotti, mi sa, non lo so, non so i prezzi, ma mi sa che 3 euro ce ne stavamo col mango, tipo. Poi ci abbiamo un peperone. Giallo piccolo, giallo, un po' più arancione che giallo, però vabbè, peperone piccolo, un altro peperone, della roba attaccata sopra il peperone, era tipo un pomodoro, sta un peperone top class, cioè questo è buono per una settimana, penso starà tranquillamente, vabbè, due peperoni, considerate che i peperoni mi piacciono tantissimo, cioè io potrei vivere dei peperoni, mi fanno malissimo. Cioè, proprio male, 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 male. E non mi dite, levagli la buccia, che così non te fa... Non è vero, mi fanno male lo stesso.
Cioè, credo di avere una grossa intolleranza ai peperoni. Li mangio lo stesso, sì, ogni tanto consapevolmente, dopo tanto tempo che non li mangio, perché quando io non sono allergica, sono intollerante. Praticamente, se non li mangio per tanto tanto tempo, poi se li mangio una volta, sto male, ma tollerabile. Se esagero, sto malissimo. Male che non riesco a dormire, dolore alla pancia, proprio male, male, male. Però non lo so. Ora stanno lì, li mangerò. Forse, forse no. Magari li do a Francesca, forse è meglio. Vediamo. Poi c'è un altro pomodoro, sempre di quelli a grappolo da insalata, tipo. Bene. E poi ci sono, a parte, cioè ci sono tipo dei semi di peperone, però il peperone è buono. Boh, vabbè. E poi ci sono. Aspettate che le peso a sto punto, perché queste sono tante. Ovviamente la bilancia è scarica. Ce la fai? Ci sono un sacco di patate. Non un sacco di patate, ma tante patate. Assolutamente buone. Cioè, non hanno cicci, non hanno niente. Io di solito quando compro le patate dopo 3 giorni diventano alberi. Invece queste mi sembrano assolutamente buone, solo che sono tantissime. Però vabbè, le divido tra me e Francesca. 1,5 kg di patate. Pure belle, devo dire. Cioè, nel senso, sono so belle patate, sono quelle belle rustiche. 3 euro. Cioè, 1,5 kg di patate. E già considerate che di solito le patate 1,50 euro al chilo stanno. Quindi già questo è quasi 3 euro. Poi queste sono quelle buone, non so, quelle del sacchetto. Due, credo, pompelmi, ma non ci giurerei. Due melanzanone, che sono 7 etti di melanzane. E queste costano caro. Lo so. 2 peperoni piccoli, che sono 300 grammi di peperoni. Vabbè, 3 pomodorelli proprio così. Ah no, comunque sono 4 etti dei pomodori, che al prezzo dei pomodori attuali mi direi molto bene. 250 grammi di cipollotto. 3 etti e mezzo orfinocchio. E poi un mango, che resterà un mistero in questa box, ma va bene. E intanto 3 euro, eh? 3 euro. Arriviamo alla seconda box, che è un po' più leggerina dell'altra. Ci sono dentro sempre i cipollotti, stessi uguali, quindi faremo uno per uno con Francesca. Poi abbiamo un peperone, ecco, questo è più avanti, questo è mosciotto. Questo è mosciotto, ma assolutamente commestibile. Poi un pomodorone di questi giganti. E tanto bene, io stasera gli devo fare il panino per la cena americana, che sicuramente avete già visto il video. E quindi questi li taglierò a fette e glieli metterò per farsi il panino. Ottimo, mi serviva, non l'avevo comprato. Meno male. Perfetto, un altro pomodoro, comunque messo bene. Quindi un altro mango. Perché stanno sti mango? Vabbè, non mi sembrano rovinati. Cioè, nel senso, perché non si potevano più vendere? Non capisco. Cioè, perché se non fossero maturi, boh, se matureranno. Non lo so. Cioè, secondo voi perché ci sono dei mango random così? Vabbè, bella per mango comunque. Cioè, nel senso, mi piace. Allora, mi piace, però un po' come i peperoni non lo digerisco tanto bene. Quindi non lo so. Vabbè, magari ce lo apriamo stasera a cena per vedere com'è. Poi ci sono una, due, tre e quattro. Sì, 4 cipolle queste dorate. Posso dire, tra l'altro, che mi sono scordata di comprarle l'altro, cioè l'altro giorno ho fatto la spesa. Pensavo di averle in frigo, in realtà ce n'erano due piccoline, ma troppo marce. E
e quindi l'ho buttata. Perciò non avevo le cipolle. C'ho le zucchine, ma non c'ho le cipolle. Io adesso che sto a dieta mangio spesso la zucchina con la cipolla tutto cotto per dargli un po' di sapore, non mettendoci tanto olio, non mettendoci niente che gli dà sapore. Quindi la faccio andare con un pochino d'acqua e quindi mi mangio zucchine e cipolle super volentieri. Solo che le cipolle ho finite. Quindi bella per le cipolle, ci servivano proprio. E vai. Poi di nuovo patate. Queste sono piccoline, però sono tante. Queste pure faremo a mezzi con Francesca, perché quante patate se potevamo mangiare. Sarò un chilo e mezzo sull'altra busta. Eccole qua. Queste sono, guardate, una fuggitiva. Un chilo di patate. Quindi un chilo e mezzo su quella, un chilo su questa. Sta box è più miserina, eh? Più miserina. E poi abbiamo due melanzane. Allora, questa è marcia, però è marcia qui. Conto che se taglio qua, questa si magna. Sì, che bussi la melanzana, mica te apre, però penso che questa pulendola qualcosa mangi. Questa è buona, è nuova. C'ha un buchetto qua, ma ce l'eva. Vabbè, posso dire, questa è un po' più deludente, nel senso che ci sono sì un chilo di patate, sì, aspettate, le cipolle sono 600 grammi di cipolle, quindi non eccessivamente cipolloso. Due bei pomodoroni messi bene, 600 grammi di pomodori, due melanzane di cui una mezza marcia, una molto buona, 6 etti, tutto sommato, un peperone molle, 2 etti e mezzo di peperone un po' molle, un mango, così. Mango e 250 grammi di cipollotto. Allora, rispetto all'altra, molto sbilanciata, nel senso che l'altra, anche questa supera i 3 euro abbondantemente, cioè proprio loro non ti dicono, cioè tu la paghi 3 euro, non ti dicono dentro ci deve essere tot valore. È un po' come, non è come quella di Too Good To Go, che tu la paghi 3 euro e deve valere 12, cioè questa è più. No, se la paghi 3 euro, quella di Too Good To Go deve valere 9 euro. Questa è 3 euro e ti pigli quello che ci sta. Sicuramente molto più di 3 euro. Però questa è un po' più deludente dell'altra. Nell'altra c'era il finocchio, i peperoni erano messi meglio, la melanzana pure. L'altra era meglio. Ma veniamo alla terza, perché io non contenta. Ma quando mi capitano le mystery box? Poi il mystery box di frutta e verdura, tanta roba. Allora, qui c'è un pomodorone gigante e va bene, messo bene tra l'altro. Mango! Ma scusa, ma io non capisco, ma perché? Non lo so perché. Comunque stasera ne apriamo uno, così capiamo se dentro è marcio, se dentro è troppo duro, se non si magna com'è. Perché a sto punto ne apriremo uno. Se non l'avete visto, andate a vedere il video dove facciamo la cena americana dell'Lidl, che ci assaggiamo un mango. Così almeno scopriamo com'è sto mango. Poi c'è un peperone. Anche questo poteva andare peggio. Messo abbastanza bene, super profumato di peperone, super peperonosissimo, buonissimo. Quanto mi piacciono i peperoni, signori. Vabbè, un peperone, un altro peperone. Questi sono quelli belli duri che si possono mangiare pure crudi, tipo in insalata. Mi piacciono anche così. Sto malissimo. In qualsiasi forma io li mangi, sto malissimo. Però diciamo che peperone gigante, piccolo peperone. Però sempre peperone, insomma. Poi, qua abbiamo. Ah, c'erano anche qua, non li avevamo visti. Cipollottoli. Va bene. Poi abbiamo. Aspettate che le peso direttamente. Allora, qui ci sono un cipollone, due cipolloni. Non mi mancheranno più cipolloni. Tre cipolloni. Quattro cipolloni.
5 cipollotti. Ma che cos'è? 6? 7? Non comprerò mai più cipolle in vita mia. Meno male che le cipolle sono una di quelle cose che durano tanto in frigo, cioè anche fuori frigo, però puzzano fuori dal frigo, quindi metto in frigo perché sennò mi puzza tutta casa. Però diciamo che le cipolle durano tanto dentro al frigo, cioè mo ste cipolle ce l'ho e ce n'ho tantissime, mo le divido con Francesca, ma queste mi bastano per mese, cioè ho voglia di cipolle. Però so 1,2 kg di cipolle che comunque buttei via, cioè non so, fanno sempre comodo. 1,2 kg di cipolle costano, costeranno 3 euro al chilo le cipolle, queste poi sono belle, so cipolle dorate, però sono molto belle. So, tante volte compro delle cipolle nel sacchetto che cipolla, cioè proprio brutte. Quindi vabbè, devo dire che tutto sommato è andata bene, le cipolle fanno sempre comodo. E poi, se non ci bastavano, prevedo molte patate lesse nella mia vita, perché qua abbiamo, aspettate che non è finita ancora, aspettate ancora un minutino, eccoci, arrivano, e poi ancora e ancora, ecco qua, 1,4 kg di patate. Allora, questa forse è la box più deludente, nel senso, non c'è niente di marcio, però ci sono solo patate, cipolle, un pomodoro, 2 peperoni e un mango. Le altre erano un po' più varie. Pure è vero che però tutte e tre insieme queste box, io ho speso 9 euro, penso di aver qui davanti almeno 30 euro di frutta e verdura. Più verdura che frutta, nel senso di frutta in realtà c'è solo il mango, uno per busta, però ho tantissima verdura, che mi farà molto comodo, perché le melanzane le mangio grigliate, le mangio in padella, e quindi top. Il pomodoro tanto bene mi serviva per stasera, e quindi vabbè, il pomodoro per stasera, ma anche i pomodori per farci l'insalata, col tonno magari, quindi bene per i pomodori. Le cipolle mi servivano, quindi ottimo. Cipollotti, ci posso fare qualche ricetta cinese. Le patate sono comunque, cipolle e patate sono una cosa che in frigo ti dura tanto, no, le patate in frigo non ci metto, che però ti durano tanto tempo, cioè non sono una cosa che deperisce in fretta. Quindi a parte quella melanzana un po' marcia e questo peperone che è un po' più morbido ma ancora assolutamente mangiabile, diciamo che è tutto super consumabile anche in parecchio tempo, cioè non è che tipo me devo mangiare tutto oggi, perché contro Too Good To Go, che per esempio l'altra volta mi hanno dato 4 buste della stessa insalata che scadevano il giorno stesso, il giorno dopo, tipo, ora lascia stare che io me sto ancora a mangiare, sono passati 5 giorni e so buone, non è che, cioè, l'ultima busta ho mangiato oggi a pranzo è insalata, non è che perché sulla busta c'è scritto che è scaduta, scade. Però le cose delle box di Too Good To Go spesso le devi mangiare il giorno stesso, il giorno dopo, se no le butti. Mentre invece questa è tutta frutta e verdura che tu puoi consumare tranquillamente per più giorni. Mi dispiace non aver trovato tanta frutta, nel senso che l'altra volta per esempio avevo trovato le banane, o una volta addirittura ero capitata, non l'avevo presa in quel caso, ma c'era una box in cassa solo banane. Dentro era piena piena di banane, tutte banane, che io non ci faccio niente perché mangio una banana a settimana, però se c'hai 3 figli, 3 banane al giorno, vai. Quindi diciamo che è molto conveniente ed è per questo che non si trovano quasi mai quando vai. Oggi perché da noi è festa, quindi probabilmente c'era meno gente a fare la spesa, oppure siamo andati presto noi rispetto al solito, perché io di solito ci vado dopo il lavoro, che quindi è dopo l'una. Oggi ci siamo andati a mezzogiorno, quindi magari ancora le eravamo comprate. Però posso dire, cioè, un'iniziativa stupenda, assolutamente promossa, perché c'è veramente tanta roba dentro per 3 euro, cioè io non so, fatemi un conto voi in base a quello che è. Considerate che tutte e tre le box sono costate 9 euro in totale, secondo me ci stanno più di 30 euro. Ma già solo il mango, secondo me il mango costa tipo 2 euro, cioè un mango, perché poi queste frutte sono tipo quelle che si pesano al pezzo, no? Secondo me meno di 2 euro un mango non costa.
E comunque ci stavano tanti chili di patate, tanti chili di cipolle, cioè c'è una bella varietà. E soprattutto sta settimana non compro frutta e verdura. Comunque, andatevi a vedere il video della cena per sapere com'erano i mango, se siete curiosi. Iscrivetevi al canale se vi piacciono queste box, cercherò di prenderle più spesso per fare questi unboxing misteriosi di frutta e verdura. C'è proprio qua mystery box in ogni salsa. Ma comunque iscrivetevi al canale perché qua di mystery box ce ne stanno tantissime. E soprattutto ora mi sono appassionata anche allo shopping al mercato. Quindi adesso video di shopping al mercato a profusione perché mi piacciono, mi diverto ad andare al mercato a cercare le cose. Bene! Bravo Lidl, questa iniziativa ci piace molto e io ti consiglierei di farla anche con i prodotti del frigo o anche con le cose che c'è in scadenza in generale, non solo di frutta e verdura. Cioè, falla tipo Too Good To Go, ma metti le buste lì, io vengo, mi prendo la busta, non solo di frutta e verdura, insomma, se c'hai, ne so, le merendine che scadono dopo 2 giorni, le puoi mettere lì, così, te la butto là, se te va. Bene, quindi, da questo giga mega unboxing di Mystery Box dell'Idol di frutta e verdura è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!